Sempre nel rilancio del good action and best practice per contrastare la diffusione invece di fake news e haters sulla rete, nell'ambito dell'operazione Opera 2030 verso i 17 goals delle Nazioni Unite, oggi un'altra good action, che è quella di La Venture, che è un acceleratore di startup innovative, ovviamente. L'amministratore legato è questo bravo signore Luigi Capello, che ho già conosciuto in altre circostanze, e insomma credo che questo altro è un lab che si trova nella stazione Termini di Roma, quindi è una zona, come dire, molto frequentata, dove oltre ai treni per fortuna ci sono anche queste cose nuove. Io ero qui per salutare anche Bebop Gresta di Hyperloop, quindi tutti questi elementi di innovazione sono importanti nella direzione della sostenibilità. Che cosa rilevi tu? Ci sono innovazioni valide? Sì, diciamo che innanzitutto, prima di tutto, il nostro business model è sostenibile, nel senso che noi creiamo il futuro, creiamo le imprese del futuro, per cui direi, prima di tutto, creare la startup, investire nelle startup è già qualcosa di estremamente positivo e sostenibile. E in secondo, se andiamo a dire ma ci sono poi startup che operano in questi ambienti, assolutamente, nel senso ci sono tante idee, bisogna un pochino trasformare questa idea generica della sostenibilità in qualcosa di poi concreto. Però direi siamo molto fiduciosi dei ragazzi. Oggi con questo abbattimento delle barriere tecnologiche ci sono grandi possibilità di far bene, bisogna farlo in maniera con disciplina, in maniera strutturata, e sicuramente ovviamente ci vogliono anche i soldi. Quante ce ne sono qui di più o meno? Quante sono? Noi in portafoglio come L'Evention ne abbiamo attive 72, con oltre 1300 posti di lavoro creati, fatturato consolidato sfioriamo i 40 milioni di euro. Per cui se andassi a sommare il fatturato di tutte le start-up che abbiamo creato fino ad oggi, abbiamo creato una media azienda. Quello che è interessante è che sta crescendo questo fatturato di circa il 50% anno su anno. Qui ci aspettiamo crescite importanti anche durante il 2020. Queste sono cose che uno si aspetta più al nord e in altri posti, invece questo è un caso emblematico in cui anche Roma è piena di cose positive, questo discorso della Roma che ci piace, perché molte volte parliamo sempre delle cose che possono non funzionare nella capitale, questo è un esempio positivo e di innovazione. Grazie. Perfetto, grazie a te, grazie molto.